Questo è un progetto che nasce da una partnership tra l'USAID, che è la principale agenzia di sviluppo del governo degli Stati Uniti, e di Rotary International. L'USAID ha deciso, grazie alla grande affidabilità della nostra associazione di Rotary International, di investire in Italia 5 milioni di dollari in 18 mesi per supportare i distretti, i 13 distretti italiani nell'emergenza contro il Covid, dandoci chiaramente delle linee guida. Noi governatori e i 13 distretti italiani abbiamo deciso di pensare prima di tutto alla scuola e agli studenti, ed io nel distretto 2090, che ha in sé 4 regioni, Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria, ho, grazie alla collaborazione degli istituti scolastici regionali, pensato di investire questa prima tranche di finanziamento sugli istituti professionali. Quindi nel distretto 2090 sono stati acquistati 500 tablet per oltre 54 istituti in tutto il distretto, in particolare qui oggi nel Pesarese su 3 istituti ne abbiamo distribuiti 45. Ma questo perché? Perché i ragazzi in questo momento stanno soffrendo particolarmente per questa situazione pandemica, così come le famiglie, e quindi abbiamo voluto pensare prima di tutto a loro, considerando che sono il nostro futuro, e quindi il Rotary c'è sempre dove c'è reale necessità. Il Rotary ha sempre avuto grande attenzione e grande interesse per i nostri studenti, quindi oggi c'è stata questa occasione di questa donazione di 45 tablet sul territorio che fanno parte di un progetto molto più ampio, il primo di una serie che continuerà anche nei prossimi mesi. Ma l'attenzione dei nostri club è sempre stata rivolta ai giovani, sono il nostro futuro, la nostra risorsa, quindi abbiamo sempre prestato loro grande attenzione, cercando di fornirgli gli strumenti sia tecnici in una situazione particolare come questa di pandemia per poter continuare a fare didattica a distanza, ma anche strumenti concreti, quello che proprio può servire per la loro crescita, per il loro sviluppo e per poter avere un ruolo, un posto nel futuro. Questa è un'iniziativa che nasce dalla collaborazione di un'agenzia statale americana, la USAID, con Rotary International, ed è da lì che nasce questo tipo di prospettiva, con questo tipo di attenzione, perché molto verosimilmente, soprattutto nell'ambito degli istituti professionali, possono essere più evidenti, diciamo, degli svantaggi sociali, e quindi da questo punto di vista il programma di servizio sicuramente ha una maggiore efficacia. L'Istituto Alberghiero ha messo a disposizione i suoi bellissimi spazi per questa conferenza stampa di presentazione di un progetto molto importante organizzato dal Rotary, e ha visto chiaramente ricevere numerosi tablet per i propri studenti. Quanto sono importanti i lavori dei club, come in questo caso Rotary, sul territorio e sulla scuola? Beh, sono molto importanti perché oltre a contribuire anche con oggetti, materiali e finanze e risorse, è un'immagine, un messaggio che manda a tutta la società. Sono veramente orgoglioso che l'alberghiero di Pesaro sia stato oggetto di queste attenzioni, perché è una scuola del territorio, come dico sempre, per il territorio e con il territorio. Quindi avere questi agganci, queste collaborazioni, sono per noi linfa vitale, soprattutto in questo periodo. Quindi questi tablet aiuteranno un progetto che già è stato portato avanti anche dal vostro istituto? La scuola, devo dire, un po' con un po' di punta di orgoglio, si era già mossa in questa direzione prima del Covid. Diciamo che il Covid gli ha dato una gran spinta. Durante il Covid, infatti, subito i primi mesi siamo riusciti a donare, incomodato d'uso, 100 PC agli studenti, quindi ci siamo già mossi. Abbiamo attivato, già da prima avevamo attivato la piattaforma per poter fare, e quindi anche i nostri docenti si sono trovati pronti a utilizzare gli strumenti che avevamo messo a disposizione. In più stiamo strutturando delle aule in questo senso. Diciamo che il Covid ha dato una gran spinta a questo rinnovamento tecnologico, però dico sempre una cosa, come dicevo anche quando ero professore, che usavo già alcune di queste piattaforme, tutto quanto: la tecnologia è sempre un mezzo, la qualità la fa la didattica, il rapporto, la relazione, l'incontro che c'è tra
l'insegnante e lo studente. Ecco qui la critica alla DAD, no? Nel senso che purtroppo non permette quell'incontro di cui ci nutriamo tutti per il nostro sapere.